Mi viene che forse dire che sta. No, che la Barbie che viene dato. Avete un po' di guarda, dopo una droga, questi qui, dopo senti che c'è esageriamo un po', messaggeriamo un po'. Quello sai che cos'è? Nell'insieme, a parte la cupola che gli avevo messa sopra, è il plastico di Gerusalemme quando era al tempo di Gesù. Allora non hai posto. No. Arena, c'era allora nella città di Gerusalemme un anfiteatro piccolino così. Questa è la zona di Erode, il palazzo. Questo è il Calvario che era fuori dalle mura, in questa zona qui. Questa è la zona dei sepolcri. E poi là c'erano tutte le varie, questa è la città patrizia, là c'erano i bordelli, là c'era la zona plebea. Ho cercato il più possibile le varie mappe, siccome non ce n'è mai una uguale all'altra, poi dopo ho cercato di dare un'interpretazione anche in base a quello che ha detto Flavio Romano. È costruita molto bene, molto verosimile, anche le proporzioni, le templi, i palazzi, notevole. Il film comincia da qua, vedi? 2 ore dopo la crocifissione c'è un drappello di soldati romani col centurione a cavallo che scendono giù e scendendo giù incontrano un personaggio e da qui dopo entra dentro la città si sviluppa tutto quello che è il lavoro del primo film che si intitola Perbacco. Perbacco, bene, bene. Il secondo per Venere, il terzo per Giove e il quarto che è l'ultimo per Vince. Dedicato alla mitologia romana, anche lei mi piace la mitologia romana, quindi te che ruolo faresti? Se dovessi fare io Venere come minimo. No, te l'esagio, te Venere proprio. Allora lei potrebbe essere una calipso, una sacerdotessa che ti porta, la nonna. Oh, domani mattina alle 11 viene qui Mirella Santamarco per le spese delle sibille, eccetera. Ci conosciamo di persona, la metto su lì dove siete adesso. E gli chiedo. Dite, non mi sembri adeguate a Afrodite. Allora sono Apollo. Ma che Apollo? Per noi si poteva essere Penelope che aspetta Ulisse. Per non Penelope. Il Dio, potesse essere la. Non il Dio Apollo. Pollon, ok? Pollon. Pollon. La dea della speranza. Pollon. L'ultima dea. La dea della speranza. L'ultima dea qual è? È la dea della speranza. Sì. È l'ultima? Sì. È l'ultima. La dea della speranza è l'ultima. Ascolta, quando l'hai fatto questo lavoro? Questo primo lavoro è stato fatto quasi queste date, che era il 14 marzo del 2000, qui c'era la data 14 marzo, quasi in contemporanea di oggi, incredibile. Guarda, cos'è il 14, 15 marzo del 2015. Però allora, gli ho aggiunto delle cose, gli ho fatto delle cose, però forse purtroppo... Cioè rende più così dall'alto con la luce perché cioè così rende è troppo essendo molto da trovargli un posto guarda attaccarlo da qualche parte per attaccarlo anche da dietro anche questo ha un fiocco che si può attaccare vederlo praticamente così no e cambia già il contesto sì. Per esempio anche qua l'opera come viene il contesto sono qua nel cantone qua per esempio sempre la faccia oppure lui che ti guarda se io non vedo l'effetto per dire ma allontanati così se no tipo qua però di sbilenco se no anche da solo perché in fondo quest'opera qui non ce la vedo no qui no ce la vedo più sotto qualcosa che spicca che si apre adesso la mettiamo qui ai piedi del tempio tipo la è un po' tipo l'arciere tipo quello del blu vi voglio presentare una scultura questa qui è una scultura che è stata montata
perché mi hanno fatto 4 verbali. Nel primo verbale hanno fatto la muta ai cassi e a questa scultura, perché secondo loro stanno copulando. Beh, effettivamente. Sono due lottatori. Due lottatori. Vabbè, ma è anche se stessero copulando. Sono due lottatori. A parte che tecnicamente è impossibile, perché è proprio. Ma effettivamente è impossibile. È impossibile. Si abbracciano al massimo. Il sesso di lui arriva qui, su, su, su. No. Ma se uno fosse una donna e un uomo sarebbe andata bene? No, ma la cosa. No, quello che mi chiedo, se non fossero due uomini, ma fosse un uomo e una donna, potrebbe essere possibilissimo. Sì, no, due uomini. Esiste la scultura. Ma così. Sarebbe così grave? No. Cioè, visto che ci sono i casi, mi sembra. Cioè, voglio dire. No, ma lui mi ha fatto la mano. Mi sembra abbastanza. Prendiamo i testi classici, prendiamo i testi classici, dove ci sono lottatori uomini nudi, lo stesso Donatello, Davis, guardiamo le statue classiche. Ma vabbè, ma devono per forza lottare, non possono essere allora anche in una posizione intima tra di loro, non possono anche amarsi in quel momento. Beh, no? C'è stata una volta una signora che ma, esatto, un momento ci fu una volta una signora, anche vedi l'espressione che ha. Può essere anche di un amante. Sì, certo. Che se la rende ancora più bella. Certo. Piuttosto che pensare a due che stanno lottando. Io ci vedevo due che si stavano amando. Cioè, no, ma non è sbagliata la cosa. Lui è appoggiato, cioè io non ci vedo una lotta, ci vedo un amore. Vedi però. Ma ti fida così, perché l'amante della lotta. No, cioè. Ma ti guarda che lavoro che lui ha fatto. È abbandonato, giusto? Non è una posizione così naturale quella sotto, si vede che è forzata. Ah sì, va bene, ok. Però comunque, anche tra uomo e donna. Comunque lei, questi giochi. Lei è una scultura che ha la muta. È mutata. Non so quante sculture al mondo possono vantare. E anche falle ti hanno mutato. Mutati e sequestrati, questi no, perché farò parte del. Si vede che la gente ancora non è pronta. Ma la gente è pronta, è diciamo l'apparato giuridico che ha dei movimenti strani. Ah sì.